Le cose forse più notevoli che sono al Palazzo Ducale di Urbino sono i due dipinti di Piero della Francesca, la Madonna di Senigallia, la Flagellazione. Così il critico d'arte ed assessore alla cultura del comune di Urbino, Vittorio Sgarbi, ad Arezzo per il Passioni Festival, mette la prima pietra di un ideale e speriamo presto concreto ponte tra Arezzo e Urbino, che Sgarbi ha addirittura proposto come capoluogo al posto di Ancona. Inutile raccontare il fascino e la bellezza di ascoltare un amante dell'arte tenere una lezione all'ombra degli affreschi di Piero della Francesca. Tra l'altro la basilica era eccezionalmente aperta. Ma qualche minuto prima, mentre ricorda l'abbattimento dell'edificio storico che ospitava la scuola Margaritone ad Arezzo e confessa di non conoscere i Castica, Sgarbi dà l'ennesima stoccata a coloro che ricoprono ruoli fondamentali per la promozione del nostro territorio. Io sono venuto in tante occasioni ad Arezzo e vi ricordo che tra le cose più negative che sono state fatte ci fu l'abbattimento di una scuola fatta dall'amministrazione di centrodestra, una cosa che doveva essere un segnale, era la scuola Jacopone, mi pare. E quindi in quel caso l'avvicendamento politico non fu un fatto positivo. La città certamente è legata alla straordinaria importanza di questo ciclo di affreschi, forse insieme a Giotto a Padova e a Michelangelo a Roma la cosa più importante dell'arte universale, almeno per quello che riguarda l'Occidente. Tra l'altro siamo alle vigili anche dell'apertura della mostra di arte moderna contemporanea, Castica. Ah, quella che sì, fanno, è qualche anno che la fanno, ma seconda volta, sì. L'anno scorso, l'altra volta non l'ho vista. Certo, sì. No, probabilmente Arezzo potrebbe. La cosa che mi ha sempre colpito dei limiti, delle difficoltà della città è il suo museo di arte medievale moderna, così poco frequentato, pur essendoci il collegamento con Piero della Francesca, per cui adesso non so come sia l'attuale amministrazione, ma certamente investire su un'area d'Italia così importante e quindi anche il collegamento con Urbino è una cosa che andrà coltivata, non c'è dubbio.